Abbiamo chiesto di rafforzare l'ufficio centrale Interpol e abbiamo richiesto di ripristinare i fondi che al momento sono stati tolti alle forze dell'ordine. Ricordo che dal 2008 ad adesso ci sono stati dei tagli pesantissimi, più o meno 6 miliardi di euro dal 2008 ad adesso. Non è vero. Non è vero, purtroppo ci sono stati anche questi tagli. Dopo noi chiediamo che vengano ripristinati, per il semplice fatto che se ci ritroviamo ad avere dei terroristi di nazionalità belga e di nazionalità francese, il problema è che ce l'abbiamo in casa, il problema è che noi dobbiamo assolutamente supportare e implementare la sicurezza sul nostro territorio, questo è quello che dobbiamo fare. E quindi servono dei soldi, prego Morani. Servono dei soldi per la sicurezza che noi abbiamo messo, poiché i tagli risalgono ad anni precedenti ai governi di centrosinistra, perché dal 2013 ad oggi invece i fondi per la sicurezza sono aumentati di 2 miliardi. Bilancio compresi, di previsione dello Stato, compresi, 491 compresi milioni lo sblocco degli stipendi, però magari i telespettatori sono interessati, miliardo e mezzo in tre anni. Sono interessati a sapere che nel famoso reddito di cittadinanza proposto dal 5 Stelle, all'articolo 20 c'è previsto per finanziare il reddito di cittadinanza un taglio di 3 miliardi e mezzo alla difesa. Quindi sentire il 5 Stelle che prova a darci difesa delle lezioni sui fondi per la difesa è abbastanza ridicolo, posto che questa maggioranza li ha aumentati. Quindi non si dicano cose oggi perché fanno comodo qui e poi si scrivono degli atti, articolo 20 del sulla difesa disegno di legge caccia bombardieri numero 1148, 3 miliardi e mezzo di tagli. Quindi.